Una parte fondamentale del lavoro di redazione è quello dell'invio in revisione degli articoli ricevuti. Qualora siate registrati sulla rivista con il ruolo di revisori esterni, sarà possibile per la redazione affidarvi in revisione dei contributi ricevuti per la pubblicazione nelle sezioni Saggi e Progetti di Digitalia. Qualora ciò avvenga, riceverete un'email come quella che vi stiamo mostrando a schermo. La mail riassumerà l'abstract e il titolo del contributo che vi proponiamo in revisione. Facendo clic sul link presente all'interno della mail, verrete immediatamente reindirizzati alla bacheca di Digitalia. Qualora non aveste fatto il login in precedenza, vi verrà richiesto di inserire le vostre credenziali. Nel caso mostrato, le credenziali sono state già inserite in precedenza, perciò ci troviamo direttamente nella bacheca di lavoro. Nella schermata che si aprirà, potrete vedere i dettagli della proposta, nuovamente, perciò l'abstract e il titolo. La schermata mostrerà anche le scadenze, perciò la data entro cui è necessario comunicare alla redazione l'eventuale accettazione o meno della proposta di revisione e quella entro cui bisogna inviare la revisione. La pagina mostra anche un link da cui è possibile consultare la Privacy Policy di Digitalia, così come è pubblicata sulla homepage della rivista. Questo è necessario perché è sempre possibile per la redazione selezionare un nuovo redattore esterno o revisore esterno che non siano già registrati in piattaforma, ragion per cui sarebbe possibile inviare una richiesta di revisione a persone che non fanno parte degli utenti registrati e che quindi si possono registrare contestualmente alla rivista. Tornando alla maschera precedente, è quindi possibile alla fine del modulo decidere di accettare la revisione oppure di non accettarla. In tutti e due i casi un'email verrà inviata alla redazione, che quindi sarà a conoscenza della decisione che avete preso sulla base di quello che vi abbiamo richiesto. Come vedete, prima di accettare una revisione è sempre obbligatorio segnalare l'accettazione della Privacy Policy di Digitalia, altrimenti non è possibile procedere. Lo step successivo presenta un breve reminder della modalità con cui è possibile inviare la revisione. E proseguendo al passo 3 si arriva alla revisione vera e propria, quindi si viene indirizzati su una pagina da cui è possibile scaricare il contributo che è stato inviato a Digitalia, compilare il modulo per la valutazione e poi inoltrarlo alla redazione. Tutti i campi della revisione sono obbligatori e funzioni molto importanti di questa pagina si trovano in fondo, dove è possibile per il revisore inviare una nota alla redazione, aprendo una discussione che quindi coinvolgerà solo il revisore e gli editor, oppure caricare altri file, funzione molto utile se è necessario inviare nuovamente il contributo ricevuto in revisione con delle annotazioni. I progressi fatti fino a un certo punto nella revisione di un articolo possono essere salvati in maniera tale da non dover fare tutto il processo in una volta sola. È infatti possibile, come vedete, cliccare sul pulsante Save for Later, quindi salva per continuare più tardi il lavoro. Facendo clic sul pulsante, come vedete, compare un messaggio che conferma il salvataggio della bozza. La bozza sarà salvata all'interno della vostra dashboard, quindi nel vostro spazio personale, e sarà possibile riprendere il lavoro ogni volta che desiderate, qualora non aveste finito. Perciò, iniziando nuovamente una sessione dalla homepage e facendo il login, recandosi nella propria bacheca, sarà possibile vedere le proposte in fase di revisione da parte vostra, in qualità di revisori. Aprendo la proposta, verrete immediatamente inviati al passaggio in cui eravate rimasti, perciò al modulo di revisione. Con la funzione Aggiungi una discussione, sarà possibile inviare commenti e file alla redazione di Digitalia. Normalmente ogni contributo in fase di revisione o in fase di lavorazione da parte della redazione to cure avrà un editor in capo assegnato, che sarà possibile coinvolgere nella discussione attivata. In caso contrario sarà soltanto il direttore della rivista e il comitato editoriale a vedere la discussione attivata. È sempre opportuno, per ragioni di flusso di lavoro, coinvolgere l'editor in capo che è assegnato al contributo che stiamo revisionando. È obbligatorio, in questo modulo, inserire il soggetto, quindi diciamo, l'oggetto in sostanza della comunicazione, e il testo al di sotto.
In questo esempio non invieremo alcun messaggio e anche per voi sarà sempre possibile cambiare idea cliccando su Annulla. Raccomandiamo a tutti i revisori di utilizzare esclusivamente questo modulo per comunicare con la redazione riguardo a particolari contributi. È infatti obiettivo di questo rinnovamento della piattaforma di Digitalia inserire l'intero flusso di lavoro in piattaforma, evitando le email. Vi mostriamo ora come caricare un file nel modulo di revisione, come vedete è molto semplice e sarà certamente utile per inoltrare nuovamente alla redazione un file, il file dell'articolo ricevuto in revisione, con le vostre annotazioni. Dalla schermata dei dettagli che si aprirà dopo aver caricato il file in piattaforma, sarà possibile cambiare il nome all'oggetto. Il sistema chiederà al termine se desideriamo inserire un nuovo file oppure no. Nel caso aveste inserito più file e desideraste toglierne uno, sarà possibile semplicemente cancellarlo. Terminiamo ora il processo di revisione compilando tutti i campi richiesti e soprattutto inserendo il parere finale, senza il quale non è possibile proseguire nell'invio della revisione. Terminato il processo, il sistema ci darà un messaggio che conferma l'invio della revisione. Fino al termine della lavorazione del contributo revisionato da parte della redazione, sarà sempre possibile per il revisore aggiungere una discussione, mentre non sarà più possibile modificare la revisione inviata. Questa funzione è molto utile, perché qualora ci fosse qualche nuovo elemento che viene in mente al revisore e che il revisore stesso ha dimenticato di inserire nella valutazione precedente, sarà sempre possibile comunicarlo alla redazione. Ricordiamo di nuovo che è opportuno utilizzare questa funzione in luogo dell'email perché il flusso di lavoro rimanga sempre costante, rimanga sempre focalizzato anche sui singoli contributi da parte nostra. Se infatti si apre una discussione, questa sarà legata a una revisione già fatta e a un contributo specifico, per cui sarà molto più semplice per noi della redazione capire qual è l'ultimo commento inserito, quali sono le considerazioni ulteriori che ha inserito il revisore, senza possibilità di confusione. Una volta esaminata la revisione inviata, la redazione inoltrerà un messaggio di ringraziamento sempre tramite la piattaforma, in modo tale che anche il revisore rimanga aggiornato sullo stato di lavorazione della proposta revisionata.